Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con, o meglio, buone vacanze a tutti. Anche la mattina all'opera con Luisella Franchini, la professoressa di Ameria Radio e carissima amica, ed io, Valerio Lopane. Nel mese di agosto ci prendiamo una nostra vacanza. Ora, evidentemente l'opera non va mai in vacanza, come il nostro amore per l'opera e evidentemente l'affetto che abbiamo nei vostri confronti. Nel mese di agosto, infatti, Ameria Radio riproporrà un gruppo di ascolti selezionati, proponendoveli quotidianamente. Questi ascolti sono quelli che sono stati distribuiti durante questo anno e quelli che ci sembrano dare maggiormente uno spaccato coerente a quella che è stata la nostra attività, il vostro gusto e la vostra inclinazione. Questo mese d'agosto per certi versi premia anche il successo che alcuni ascolti da noi proposti hanno avuto proprio nel vostro gradimento. Il parterre è ricchissimo di nomi. Pavarotti, Bergonzi tra i tenori, La Verret, voce particolarissima, Giaurov e Talvela tra i bassi. Tra i soprani si alternano voci sensuali come quella della Petrella, una voce particolare, varia come quella della Genscher, non può mancare evidentemente Kalla Stebaldi, Gruberova, ma ancora per esempio la Bambury con la sua vocalità particolare, la continuità vocale di 30 anni di carriera e più di Mirella Freni e ancora la voce straordinaria di Montserrat Caballé e l'italianissima Cerquetti. Tra i mezzi soprani la Berganza, la Cossotto ed evidentemente anche il marito Vinco, tra le grandi voci degli anni 50 la Carteri, recenti invece Domingo, Bruson e ancora il tributo ai 78 giri con Pasero e Stracciari. Ma tra gli autori e i compositori un nome evidentemente è quello che a noi è più caro e chiude proprio per così dire questa carrellata di straordinarie voci e di incredibili ascolti è quello di Ettore Bastianini. Veramente grazie per questo vostro affetto che avete dimostrato in questi mesi e soprattutto grazie per aver avuto la possibilità di condividere qualcosa che veramente amiamo con quotidianità, con, se volete, lievità, ma anche pertinenza e perizia, per riuscire a rendere veramente l'opera una parte fondamentale di una buona giornata. Buonissimo agosto e quindi buonissima vacanza proprio con la mattina all'opera e il nostro solito buongiorno con. Carissimi amici, aggiungo due parole a quello già detto da Valerio per augurarvi un buon mese d'agosto, una buona estate. Noi torneremo a settembre con nuovi ascolti, con nuove trasmissioni, ma intanto in questo modo saremo con voi anche durante il mese d'agosto. I più affettuosi auguri di buone vacanze, un abbraccio e buon agosto con la mattina all'opera. Arrivederci a settembre. La mattina all'opera, buongiorno con Luciano Pavarotti. Il 6 settembre del 2007 ci lasciava Luciano Pavarotti. Sicuramente una delle più carismatiche figure del teatro lirico di tutto il Novecento, ha lasciato dietro a sé
un'eredità di incisioni e di nuovi approcci interpretativi ed esecutivi straordinari. Carriera più che quarantennale, di livello sempre altissimo, diventa per certi è sicuramente da considerarsi uno dei tenorissimi del secolo. Innanzitutto rivive in lui una qualità vocale eccezionale. Sicuramente è una delle voci più benedette da madre natura e meglio proiettate che si possano immaginare. Di una comunicazione, diremmo noi con un termine ottocentesco, di una simpatia assoluta. In lui c'è una naturale capacità di trasmettere sentimento che lo rende veramente unico nella storia del teatro lirico, proprio per la facilità di comunicazione. I suoi ruoli, infatti, pucciniani, hanno questo straordinario vantaggio. La sua carriera inizia all'inizio degli anni 60, mantenendo un profilo per certi versi tradizionale, cioè legato al canto, per lo più lirico. Le creazioni, infatti, pucciniane sono tra le prime con cui riesce a trovare un grandissimo successo. Rodolfo, le parti schiettamente liriche del repertorio verdiano, Rigoletto. E poi ancora tantissimo bel canto, Bellignano e Donizettiano, a cui si dovrà aggiungere poi, però più avanti, l'accostamento con il ruolo di Guglielmo Tell. Il repertorio di Pavarotti però fondamentalmente non conosce confini. Grandissimo Idomeneo nel ruolo mozartiano e ancora vicino al repertorio verista, e a tantissimo teatro verdiano. Come tanti altri tenorissimi del secolo, evidentemente è partito ampliando il suo repertorio ed avvicinandosi anche alla musica leggera. Ma in questo si distacca dalla modalità che era stata quella di Schipa e di Del Monaco, cioè fonda per la prima volta la fusione diretta con la musica leggera, accostandosi al grande Zucchero e dando per certi versi una svolta alla sua vocalità, che coincide all'incirca con gli anni 90. Inoltre, sdogana per certi versi, rendendola celebre alla stregua di una canzone di Grido, la celeberrima aria di Turandot Nessun dorma, per certi versi colonna sonora proprio d'Italia 90, che per certi versi rende ormai come acquisito quello che fu, nell'incisione dell'opera Turandot, un per certi versi un arbitrio che lo vide vincente. Infatti, quando la vocalità di Calaf era legata fondamentalmente a tenori lirici, ma soprattutto di ambito eroico, quale potevano essere per esempio Corelli o ancora Ceccheli, riallacciandosi per certi versi alla tradizione di Lauri Volpi, Pavarotti in sede di incisione discografica si avvicina con un successo fulminante proprio al ruolo di Calaf. Grandissimo, abbiamo detto, in Donizetti. Una delle sue creazioni più felici è proprio il Nemorino, a cui si deve aggiungere quantomeno Edgardo, ed evidentemente il Tonio della figlia del reggimento, in cui superava con una baldanza e una freschezza veramente unica la girandola dei famosi Do di Amesiamì. E ancora grandissimo in Bellini, tanto nei ruoli cosiddetti di estrazione di Rubini, Sonnambula e Puritani, quanto anche nella parte seconda della sua carriera, in quello proposto per Donzelli, cioè appunto il ruolo di Pullione. Un cantante quindi veramente poliedrico che prosegue il suo cammino interpretativo avvicinandosi poi al genere drammatico, oppure altresì
ripresentando con la sua organizzazione vocalica pressoché lirica nuove modalità interpretative. Ad esempio, questo è il caso della celeberrima edizione di Aida, che lo vede trionfare come Radames, ma soprattutto ridare a Radames una fisionomia schiettamente lirica che numerose interpretazioni legate a tenori più drammatici avevano per certi versi confuso nella sua originaria fisionomia. Sempre del repertorio verdiano viene aggiunto poi il ruolo di Don Carlo, con cui all'inizio degli anni 90 darà l'addio al teatro alla Scala, e per certi versi la conclusione con un Otello, non eccezionalmente felice, ma comunque importante all'interno del suo cammino. Ma se vogliamo ritrovare in Pavarotti il grande ruolo verdiano, è proprio quello di Riccardo. In numerose interviste, infatti, ha sempre evidenziato e caratterizzato come il ruolo di Riccardo fosse quello in cui maggiormente si sentiva a suo agio, per quello in cui voleva essere ricordato, a cui si può accostare, sempre a quello che diceva Pavarotti stesso, il ruolo di Nemorino. In altri termini, grandissimo è stato il suo Riccardo. Giudici nel presentare la registrazione che decidiamo noi di scegliere per celebrarlo, che è appunto quella con Sciolti dell'inizio degli anni Ottanta, parla di una totale immedesimazione con il canto. Abbiamo scelto questa incisione perché viene dopo una lunghissima frequenza con questo ruolo e soprattutto più di 10 anni dopo la celeberrima incisione del 70 accanto alla veterana Renata Tebaldi nel ruolo di Amelia. Un ruolo quindi che lo vede veramente, cosa che capita molto raramente nel teatro dell'opera, perfettamente immedesimato nel tratto, nel carattere e nel canto. Sempre dando quel suo accento meravigliosamente simpatico che rende veramente a Pavarotti un cantante unico e ancora oggi veramente in grado di regalare emozioni straordinarie. L'edizione che abbiamo scelto fra le tante è quella del 1983 con i complessi della National Philharmonic Orchestra diretti da Giorgio Sciolti per la casa discografica di Pavarotti che appunto è la Decca. Numerosissime sono le incisioni, tanto in studio quanto live, ma abbiamo deciso di puntare su questa proprio perché è per certi versi l'ultimo incontro ufficiale con questo straordinario personaggio. In questi termini e con questi accenti ne parla Giudici nel suo celebre L'opera in CD e video. Pavarotti entra. Apre bocca ed è subito Riccardo. Il timbro così estroverso, in un canto così spontaneamente ricco d'armonici, certe smorzature così naturalmente sensuali, sentire quel fa grave di a ogni grandezza oblia, il fraseggio senz'altro meno rifinito di quello di Bergonzi, però musicalmente sicuro e prodigo di piccole ma acute idee. Ecco un caso veramente esemplare di identificazione tra timbro e carattere teatrale. È bella, ad esempio, il tono cupo e meditativo a Il cenno mio colà con essa attendi, che giustifica perfettamente il Come tristi appar di Renato. È splendido il legato che regge il cantabile di sortita. Eccellente l'alternativa tra piani e forti, ugualmente spumeggianti e argentini nel concertato primo. Ben dosata la sensualità all'entrata d'Amelia, cesellato con finezza e scherzo da follia, senza le risatine che hanno ormai fatto la loro epoca, sostituite dal puntuale rispetto per le pause e da una leggera oscillazione sui si e do centrali a come fa da ridere, nel duetto splendida varietà di colori d'accenti, con quei suoi tipici attacchi sfumati e comansanti, mantenuti ancora nell'alveo di un'espressività musicale e non esagerati stime Sanremo come nell'ultimo Pavarotti. Estatica, melanconicissima, sensuale, magnifica insomma l'aria del terzo atto,
conclusa da un "Sì, rivederti Amelia" ancora una volta al calor bianco. Evidentemente abbiamo proprio scelto questa pagina, che è "Ma se mi forza a perderti", proprio perché in essa ritroviamo veramente uno dei punti più alti che Pavarotti abbia mai raggiunto. Ecco dunque che diamo il buon ascolto con questa pagina dal Ballo in Maschera, registrata appunto per la Decca nel 1983 sotto la bacchetta di Sciolti. Abbiamo deciso proprio per questa pagina perché, a quanto a noi pare, proprio Pavarotti abbia raggiunto, anche per maturità, una crescita interpretativa altissima, e la qualità meramente esecutiva rimane ancora strabiliante. Evidentemente, data la carriera, la qualità enorme legata anche alla quantità di incisioni, come capita per moltissimi cantanti, è stata una scelta, e come ogni scelta può essere esposta a critiche e a dubbi. La modalità è quella che è sempre stata secondo la nostra di coscienza, cioè quella di riuscire a dare, come anche questa nostra presentazione, in pochi minuti un'istantanea di un grande artista. Non abbiamo evidentemente la pretesa di concludere con questo la nostra immagine e descrizione critica, la traccia indelebile che Pavarotti ha lasciato nel Novecento, sia su un piano prettamente interpretativo che per i rilievi esecutivi, soprattutto, come dicevamo, nella produzione romantica e intanto teatro pucciniano. Ma entra anche una questione di gusti e di sensibilità. Proprio in nome di questi due parametri, "Ma se m'è forza perderti", sotto la direzione di Sciolti, è secondo noi uno dei punti capisaldi di Pavarotti, e quindi con questo l'abbiamo voluto ricordare oggi. E nel lanciare questa meravigliosa pagina verdiana, difficilmente eseguibile in maniera più alta, diamo a tutti voi un buon ascolto ed una buona giornata. Esito a
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.